Nell'ultima puntata di A Tutto Reality l'Isola, i campeggiatori si sono costruiti le loro mega bici per affrontare la grande sfida di cross con l'obiettivo di ottenere l'immunità. Ci sono stati grandi vincitori e colossali stravinti. E ci sono state anche delle bruttissime, rocambolesche cadute fuori strada. Ma alla fine è stata Heather a raggiungere per prima il traguardo e a doppiare la povera Lindsay, distruggendo la sua bici e la loro alleanza. A dimostrazione del fatto che Heather è davvero una sfruttatrice che pugnala alle spalle, disposta a tutto per vincere. Lindsay alla fine ha perso la gara e la sfida, e abbiamo salutato lei e il suo lussuoso bagaglio. Chi sarà il prossimo vincitore? Chi sarà il prossimo perdente? Chi mi rinnoverà il contratto per la prossima stagione? Sono queste le martellanti domande che ricorrono in questa puntata di A Tutto Reality l'Isola! The moment that I'm doing fine, you guys are on my mind. You asked me what I wanted to be, and now I think the answer is plain to see. I wanna be famous. I wanna live close to the sun. Oh, pack your bags, cause I've already won. Everything to prove, nothing in my way. I'll get there one day. Il pazzo assassino si sta avvicinando alla macchina! Oh, coppia di cretini, piantatela di limonare e accendete la macchina! Ci farà il sushi con la motosega! Per tutti i formaggi del Canada! Adesso la macchina non parte! Oh, cavolo! Odio i film di paura! Scappate, oh. Il pazzo mi acchiappa! Ecco la carneficina! Che schifo! Che schifo! Oh, il killer della motosega sta tornando nel bosco! Se ne sta andando! Sì! Al finale! Izzy adora i film dell'orrore! Sì, anche Owen! Meno male che è finito! I film di paura non li sopporto proprio! Ah sì? Cos'è che ti spaventa? Il pezzo in cui l'attore fa una morte raccapricciante? O l'assassino pazzo con l'uscita? Cavolo! Non c'è niente da ridere! Ma dai, DJ, per essere un horror era abbastanza leggero. Non c'erano nemmeno tante mutilazioni, non come in Bagno di Sangue 2 o in Campo Estivo, Regno del Terrore. Zero, quello è il mio film preferito. Adoro quando l'assassino blocca la mano della vittima nel taglierba. E quando butta la ragazza giù dal molo e lei atterra sull'elica del motore che la taglia in due. E hai visto quando spinge la testa di quello maccione nel truciolatore? Oh, a quanto pare Gwen e Duncan hanno altro in comune, non solo un pessimo gusto nel vestire. Che noia, sangue interiore. Gli horror non sono noiosi. Sì, provocano veri e propri traumi psicologici. E guarda DJ. Ragazzi, qualcuno ha idea di quale sia la sfida di questa settimana? Già! Ehi, ma dov'è finito Chris? Eh? Ehi, chef, dove te ne scappi? Amico, hai lasciato lo zainetto! Ma un pazzo assassino è fuggito dal carcere. Fate attenzione a un uomo che indossa una maschera da hockey, ha una mano uncinata e va in giro con una motosega. Un pazzo in libertà!
Oh, ma per favore, non crederanno mica che ce la beviamo. Il film dell'orrore, loro che scappano e si scordano strategicamente lo zainetto sul molo? Non lo so, a me sembrava terrorizzato. Oh, ti prego, fa tutto parte di una ridicola messa in scena per spaventarci. Se fosse una messa in scena, Chris avrebbe lasciato qui il suo gel per capelli? Wow, allora è vero. Vi prego, fatemi capire bene. Chris ci ha lasciati a morire qui da soli, mentre quel pazzo assassino evaso dal carcere se ne va in giro con una motosega. No, siamo rimasti soli mentre quel pazzo assassino se ne va in giro con una motosega. E non c'è! No! Te l'ho detto, amico, non è divertente. Ah, non lo è nemmeno la tua scena alla Chicken Little. Date un contegno. È più forte di me. Mi sembra di essere osservato. Sveglia, è un reality show. Siamo costantemente osservati. Ether ha ragione. E stasera osserveremo chi tra di voi riuscirà a sopravvivere a un film dell'orrore in diretta, con la partecipazione straordinaria dell'Evaso, il pazzo assassino che va in giro con la motosega e l'uncino. Ok, sentite, non importa se è vero o se fa parte della sfida, dobbiamo elaborare un piano. Sì, sì, elaboriamo un piano! Senti, razza di fifone, a te servirà pure un piano, a me un trattamento al viso. Ma sei pazza? La prima regola dei film horror è mai andare in giro da soli. Potrei pure darti ascolto se fossimo in un film. Ci prendono in giro. Siete dei creduloni. Ehi, Chris, se sei in ascolto, la prossima volta affittane uno ambientato in un campo estivo. Ci ho provato, ma erano già tutti affittati. Se volete andare in giro a fare gli imbranati che giocano all'uomo nero, fate pure. Io ho un appuntamento con l'esfoliante. La ragazza arrogante e cattiva decide il suo destino. Cavolo, li fai proprio bene gli effetti speciali. Propongo di tornare al campo ed elaborare un piano. Ci state? E fu così che Owen vinse la gara di hot dog. Owen mangiò 200 hot dog. Beh, in verità erano 198. I giudici non contarono gli ultimi due perché gli schizzarono dritti sul naso. Pazzesco! Easy è impressionata? Ehi, ma dove stiamo andando? Easy cammina nel bosco. Ah, forte! Il bosco? Ah, il bosco! Ma perché non mi suona per niente bene? Ok, regola numero 1, mai andare in giro da soli. Regola numero 2, se andate in giro da soli, non entrate mai nel bosco. Regola numero 3, se entrate nel bosco, non mettetevi mai e poi mai a limonare nel bosco. O ci resterete secchi nel bosco. Dove sono Easy e Owen? A infrangere le regole da 1 a 3. Scusa, ma a te non suona male? No, hai la testa vuota, quindi viene un bel ritmo. E il tuo chiacchiericcio mi impedisce di pensare al pazzo assassino evaso dal carcere con la motosega e l'uncino. Con mille vampate di fuoco, è vero! Il pazzo assassino! Ricordi quando è spuntato dal bosco per fare a pezzi la coppietta che stava limonando? Ma noi non stiamo limonando. Oh, già. Che vuoi limonare? Sì! La strada mi sembra molto più lunga e piatta rispetto all'andata. Negli horror allungano le scene in cui le vittime scappano. Sul serio? E perché? Hanno più tempo per girare le cadute. La mia schiena! Owen, arrivo! Ciao, Owen! Atterraggio morbido!
Owen è troppo giovane per morire. Oh, prendisi! Cavolo, cavolo! C'è un tizio con una maschera da hockey, ha una motosega e un uncino! Ci sta inseguendo e... Sì! Sì, eccolo là! È quello! Ah, aiuto! Siamo tutti morti! Owen, smettila di urlare! È Chef! Fantastico! Gran bel costume! Wow, non me l'aspettavo! Mi hai terrorizzato! Era uno scherzo! Sì e no! La sfida era guardare un film dell'orrore e sopravvivere alla paura! No! Ma hai sentito? Ci ha preso in giro tutti quanti! Era solo uno scherzo! Troppo buffo! Oh, io facevo... Ah, e tu facevi così! Oh, per Peter, Peter mangiatore di zucche! Ci siamo proprio divertiti stasera! Dico bene? Oh, pensi ancora al punto in cui Owen getta Easy tra le braccia del killer? La bella notizia è che siete salvi! La brutta notizia è che avete perso la sfida! Ma ora dovete guardare il nostro finto assassino mentre terrorizza i vostri compagni! Bello, eh? Sì! Un grande momento di televisione! Owen non arriva in seconda base, vero? In prima base? Ecco, me l'aspettavo. Almeno riesci a... Vado! Ottimo lavoro, chef! Ma... la prossima volta cerca di far funzionare meglio la tua manoncino, per favore. Ok, ora che ho disegnato la tabella con tutti i giocatori, dove sono DJ e Jeff? DJ doveva fare pipì e si è portato dietro il festaiolo. Ok, non mi importa niente. Tu non te ne vai, chiaro? Nemmeno se senti un pazzo, nemmeno se vedi un pazzo, nemmeno se il pazzo ti taglia a pezzetti. Calma, non me ne vado, ti guardo le spalle. Camioncino dei gelati in scena. Gelati! Non ce la faccio! Chi è? DJ, sono io! Ether! Amico, sei salvo! Davvero? Oh. È solo Chef! Avrebbe dovuto terrorizzarti a morte, ma a quanto pare Ether è riuscita a batterlo. Scusa, ma l'hai vista la sua faccia? Era veramente di una bruttezza unica! Vero, e comunque te la sei data a gambe senza che Chef ti sfiorasse. A proposito, tocca a te, pazzoide! Tutto bene? Ho sentito urlare. Io sto bene, ma vai a dare un'occhiata a DJ. Sembrava che avesse visto un fantasma. Mi fai fare la doccia in pace, per favore? No, oh, non lo farei se fossi... Bene, fai come vuoi. Comunque, hai un look veramente fantastico. Che c'è? Sono sotto la doccia! Divertente, Duncan, ma ora smamma. Non sto scherzando, vattene! Forse se avessi guardato con più attenzione gli horror, sapresti che A, non si va mai in giro da soli, e B, di certo non si fa mai la doccia da soli. Dov'è Leshana?
è andata a mangiare qualcosa. Ma perché nessuno mi dà retta? Ora sì che si comincia a ragionare! Lesciana, lesciana, biscotti, biscotti, lesciana, lesciana. Senti, ho vissuto 16 anni della mia vita nelle case popolari. Fatti sotto! Non me l'aspettavo proprio, davvero! Hai sfidato l'assassino. Che ti è passato per la testa? Ma hai preso più punti per aver sfornato questi deliziosi dolcetti. Chris, posso assentarmi solo per 5 minuti? La maschera mi tira tanto. Sì, sì, lasciala andare! Scusa, dobbiamo aspettare che squarti tutti. E a quanto pare adesso tocca al vecchio Jeff. Voltati! È proprio dietro di te! Ciao, bello! Hai visto il camioncino dei gelati? Finora è stato l'errore più grossolano. Per non parlare di quello che ha fatto a me! Non lo sai che non si deve mai lasciare da solo un amico che fa pipì? Ok, perfino io lo capisco che questo non si fa. Dov'è Jeff? Probabilmente morto insieme a DJ. Beh, non mi sorprende affatto. Regola numero 8, il festaiolo è il bersaglio preferito dell'assassino, subito dopo l'adorabile babbeo. Adesso me lo dice. Sai cosa mi fa veramente arrabbiare? Che stavo cercando di aiutarli. Sbagliando si impara. Sei proprio un piromane, vero? Allora, mi piace bruciare le cose. Per questo sei finito al riformatorio? E dovrei dirlo a te perché sono stato al riformatorio? Per la miseria! Prendo l'acqua! E poi ne restò solo uno. Duncan, Duncan. Galera, galera. Io e te, pazzo! Duncan? Duncan? Ah! Va bene, sai che ti dico? Vado a farmi un panino. Madre perla! Si troverà faccia a faccia con l'evaso pazzo assassino che va in giro con la motosega e l'uncino! Quando si combatte a livello professionale si aspetta la fine dell'incontro. Un pugile resta in piedi e così si capisce chi ha vinto. Ora sì che mi diverto. Vieni a prendermi, portiere! Avevo finito la roba da lanciarti! Credevi di spaventarmi, eh? Voglio proprio vedere chi c'è dietro la maschera! Sai, non sono nata ieri, carina. Ti prego, ci guardiamo un horror in cui un assassino se ne va in giro con una motosega e un uncino e di colpo spunti fuori tu. Qualcuno si è perso questa? Bene, vai così, Duncan! Ehi, è super mitico! Gwen sta sfidando il pazzo da sola! Aspetta un po'! Se Chef è qui con noi, chi c'è nella casetta con Gwen? Oh, cacchiarola! Ma allora è il vero evaso pazzo assassino con la motosega e l'uncino! Un ottimo colpo di scena, alzerà gli ascolti! Il brutto è che ci faranno tutti causa! Ok, lo so che gli attori che non hanno battute vengono pagati poco, ma dico sul serio, scusa, fatti un impianto dentale e comprati un dentifricio.
Vuoi un sandwich prima di infilzarmi col tuo grosso e orrido uncino? Ok. Senti, piantala con questa farsa, va bene? Lo so che sei un attore con un uncino finto e francamente non metti nemmeno paura. Oh, che schifo! Come hanno fatto a farlo tutto bitorzoluto? È il velenoso pazzo assassino che se ne va in giro con la motosega in uncino! Cosa? Ai, dolore! Hai esagerato, questo te lo potevi proprio risparmiare. Basta, me ne vado. Mi trattavano molto meglio in carcere. Beh, è chiaro per tutti che Gwen si è guadagnata a pieno titolo l'immunità. E purtroppo è altrettanto chiaro che DJ dovrà camminare sul molo della vergogna. Dal momento che è stato l'unico a urlare e a scappare quando l'evaso pazzo assassino nemmeno c'era. Ma niente risentimenti, amico. Ci mancherai tanto. Oh, abbraccio di gruppo. A tutto reality, l'isola. Oh, cavolo. Mi fa malissimo. Mi sa che mi esce il sangue. Mi esce il sangue.